Abbasso la mascherina, ci muoviamo in lungo e in largo nella magnifica cornice che è Coringa. Alle mie spalle già potete vedere qualche cosa, ma per renderlo ancora meglio e ancora più, come dire, gradevole alla vostra attenzione, ci stiamo muovendo. Io ringrazio ancora una volta l'operatore che cercherà nel miglior modo possibile di portarvi questo sempre edificio, questo edificio che è qualche cosa di bellissimo. Dall'alto è Mario. Vai col susseguirsi di immagini, per favore. Vi confesso che questi sabati mi mancheranno. È stato un anno duro, faticoso, a tratti inimmaginabile, ma non abbiamo mollato nemmeno un secondo. Io e Mario abbiamo continuato a girare in lungo e in largo per raccontarvi nel miglior modo possibile la storia della nostra terra. Oggi siamo a Coringa, in provincia di Catanzaro. Ci siamo mossi in questa meravigliosa cornice storica. Ci hanno ospitato in luoghi incredibili e abbiamo letto direttamente dai muri l'importanza storica del nostro territorio. Che altro dire? Abbiamo fatto tutti questi chilometri per mostrarvi le bellezze di Coringa in due puntate. Quindi, una volta rinfrescati da questa calda settimana estiva, sdraiatevi sulla vostra poltrona, indossate le vostre pantofole e posate il telecomando. Mario, vai con la sigla! Iniziamo a contestualizzare. Noi nel format Viaggio nella Storia, che ho condotto e scritto e curato personalmente, ci siamo mossi in un contesto parlando di eremi. Parlando di eremi ritorniamo sempre ai culti orientali, quindi parliamo di monaci basiliani nel nostro territorio. Siamo a cavallo tra IX e X secolo più o meno. Guardate voi che meraviglia. Io ho avuto il piacere di raccontarvi la storia a San Demetrio Corone, dagli amici che ringrazio, che ci hanno ospitato nel remo di San Nilo, ed era circondato, diciamo, dal verde. Qui invece abbiamo la fortuna di vederlo ed osservarlo in questi magnifici ruderi, ed entrare ancora di più nel dettaglio nella storia, perché i viaggi all'interno dei borghi, delle nostre realtà, delle nostre città, sono anche questi. Capire la storia per farci innamorare del presente e allo stesso tempo diventare migliori e cercare di costruire un qualcosa di utile, non solo per noi, ma per tutta la società, che ne abbiamo bisogno. Ritrovo un amico ed ho il piacere di averlo qui in una puntata di questo format, il dottor Perugino, che ci accompagnerà alla riscoperta di uno dei monumenti, consentimi di dire, più magnifici, pieni di storie che possono parlare loro per noi. Innanzitutto, dove ci troviamo? Qua ci troviamo a Coringa, precisamente in località Corda, e qui abbiamo il monastero di Sant'Elia Vecchio di Coringa. Perché è vecchio? Perché nel lontano 1662 gli ultimi monaci che abitavano in questo splendido monastero hanno deciso di trasferirsi poi a Coringa, dove fonderanno poi, anzi era già stata avviata la costruzione e poi verrà fondata, l'odierna chiesa di Santa Maria del Carmelo, ovvero l'odierno santuario. Qui poi nel 91 la sovrintendenza dei beni archeologici della Calabria ha fatto degli scavi dove ha praticamente ritrovato alcuni elementi storici che caratterizzano la storia dell'eremo. La cosa, diciamo, più importante che è stata rilevata dagli scavi
è stato un particolare studio delle murature, dove ha rilevato ben 5 fasi di costruzione che si sviluppano in un arco cronologico che partono dal IX secolo d.C., cioè una presunta data di fondazione. Presunta data di fondazione non ancora certificata, sì, in quanto non abbiamo le fonti scritte che ovviamente presentano, diciamo, una descrizione di una fondazione ovviamente italo-greca. Sì. Però possiamo comunque immaginare, ipotizzare sì, che basarci, all'inizio, sì, all'inizio il progetto iniziale era quello di costruire una grande chiesa, ovviamente di impianto ortodosso, che si collega a una cultura orientale relativa all'impero bizantino e al culto ovviamente. Il che fa presupporre il centro storico di là, il monastero di qua, la pace e l'allontanamento dalla vita. Sì, mondana, se così si può Coringa, dire, diciamo, nasce come paese, nasce come casale, sì, quindi sì. Non lo definiamo già nel Medioevo una comunità, diciamo, presente. La comunità, diciamo, che aveva potere feudale nell'epoca medievale era il feudo di Maida, che gestiva la gran parte, diciamo, dei territori, compresi i comuni di Cortale, Iacusso, Coringa, anche l'antica Laconia era sotto il dominio del feudo di Maida. Per quanto riguarda invece il monastero, storicamente la prima, diciamo, attestazione scritta risale al 1066, quando Roberto Guiscardo, anzi 1062, quando Roberto Guiscardo decide di fondare l'abbazia di Santa Maria di Sant'Efemia a Lamezia Terme. E lì nell'atto di donazione viene citato un monastero imperiale dedicato a Santeria. Quindi abbiamo prove già all'epoca dei Normanni. Sì, però già alcuni studiosi, come anche Borgarella, diciamo, stanno ancora capendo quale monastero di Santeria, perché nei monumenti dedicati a Santeria, ovvero monasteri, abbiamo il monastero di Malibucca, di Santeria, sì, anche il monastero di Palmi. Si presumeva che appunto era questo il monastero citato nel documento normando, però alcuni studiosi pensano che per la vicinanza, e anzi proprio nell'interno di questo territorio, poteva rientrare questo discorso, appunto, l'eremo di Santa Diavella. Dottor Perugino, possiamo camminare all'interno, certo, magari per notare gli avanti qualche elemento. Mi dicevano che la cupola è stata ricostruita. Sì, è stato restauro nel 1995, sì, la direzione dei lavori è stata quella dell'architetto Natale Proto e praticamente consisteva soprattutto nel ripulire, perché l'antica cupola era completamente ricoperta da queste erbe spontanee, anche sì, il suo interno. Sì. Infatti è stata fatta pure una pavimentazione dopo gli scavi del 91 per evitare che l'erba spontanea crescesse all'interno dell'area. E poi le stesse pietre sono state rimesse al loro posto, ovviamente nel modo più fedele possibile. Possiamo entrare? Sì. Venite. Veniva spesso. Ah. Questo è stato l'antica abside della chiesa. Praticamente qui venivano svolti i riti della messa, ovviamente. Ma la cosa interessante è che ovviamente della navata non ci resta poco nulla, come possiamo vedere c'è rimasto solamente il perimetro che abbiamo appena soltanto. Ma la cosa più interessante è che qui nasce praticamente diciamo, l'ipotesi di un collegamento diretto con l'Armenia, con il monastero di Santa Maria Vecchia. Infatti sopra, come potete vedere, c'è questo elemento scultorio. Sì. Basicamente nasce con bottone centrale, sì, che richiamano praticamente a un stilema che era pure presente in Italia meridionale, ma veniva utilizzato soprattutto nell'ambiente del mosaico, sì, soprattutto faceva la cornice ovviamente ai soggetti dei mosaici. Invece l'archeologo Eugenio Donato ha trovato un collegamento invece con l'Armenia per trovare appunto degli scontri scultori, no? È riuscito a trovarli in questi monasteri, che erano piccoli ambienti, però erano decorati con queste semplici decorazioni scultoree che avvenivano non solo all'interno delle finestre, ma anche all'esterno, ma anche i capitelli, mensole murarie, i portali stessi. E li ritroviamo, diciamo, in uno. Sì, li ritroviamo, diciamo, in quest'area. E storicamente c'è un collegamento, anche se non proprio attestato. Infatti il generale che è venuto nell'epoca
della fondazione del monastero, Niceforo Cocca, aveva nel suo esercito due alcuni elementi armeni e dopo aver terminato la campagna di Calabria in Puglia ha deciso di scegliere l'esercito e mettere questi soldati per ripopolare non solo la Puglia ma anche la Calabria, perché dopo questa guerra hanno dato un notevole, avranno dato sicuramente un notevole calo della popolazione appunto a causa della guerra. Continuiamo? Ah, poi ci sono pure i resti degli antichi dipinti, non ci rimane nulla, però da queste diciamo colorazioni che si vedono anticamente questa ala era ricamente affrescata, molto probabilmente ha avuto molti più cicli di affreschi, perché vediamo che c'è un materiale che si sovrappone un altro, quindi durante un'altra fase di ricostruzione queste, diciamo, questi dipinti furono molto aperti per lasciare spazio a un'altra tipologia di decorazione. Dottor Perugino, mi perdoni, una domanda sì, magari che si possono porsi chi ci ascolta da casa. Quando, diciamo così, iniziò un periodo di decadenza del sito, si sa, si conosce, cioè... No, non si sa, ma dalle ricerche archeologiche con la statica figuraria, c'è cioè uno studio sulla muratura esterna, ne ha avuti, molti probabilmente ne ha avuti molti più di uno, perché poi dal IX secolo, XV secolo, questo ambiente è stato poi abbandonato per poi essere rioccupato, ma utilizzato in un altro modo. Infatti nel secondo ambiente che andiamo a vedere, la parte di Sant'Elia, sì, si attesta un secondo periodo di costruzione. Chiamata così perché è stata trovata una fonte del 1650 che è stata scritta dal secondo priore del Cammello dopo vari anni dopo diciamo la donazione fatta dagli ultimi eremiti all'ordine carmelitano per prendere possesso del monastero. Ci troviamo in questo posto. Quello che noi vediamo qui davanti è la cappella di Sant'Elia, citata nelle fonti del 1650, che era una relazione mandata scritta dal secondo priore del Carmelo e mandata poi a Roma per un'indagine sullo stato in cui praticamente vivevano le comunità monastiche e dovevano farlo appunto sapere al Papa. In questa praticamente relazione si scopre come i carmelitani sono venuti in possesso di questo monastero, che era un antico eremitorio basiliano, anche già dal 1493, da un'altra nota riportata pure dal studioso, il padre Francesco Russo nel Registro Vaticano. E tornando ai carmelitani, loro dicono che sono arrivati in possesso di questa struttura tramite una donazione di due eremiti e hanno elencato ovviamente tutti gli ambienti che ancora reggevano l'intero complesso del monastero. Ovviamente abbiamo la cupola che veniva chiamata la cappella di Santa Maria della Concezione, sì, e invece qua abbiamo la cappella di Sant'Elia, sì, dove qui praticamente i carmelitani iniziarono pure un'altra grande fase di costruzione, appunto per diciamo adattarle alle loro esigenze. Ma molti secoli prima, questa nell'undicesimo secolo era l'embrione di una piccola chiesa, che diede origine poi all'impianto centrale successivamente degli ambienti che compongono il complesso di Sant'Elia Vecchio. Perché nel 91 gli archeologi hanno rilevato pure praticamente un accenno di abside e praticamente questo muro nell'undicesimo secolo non esisteva. Venne poi aggiunto quando c'è una sovrapposizione di elementi architettonici. Quando poi i futuri abitanti di questo monastero, non parlo ancora di carmelitani, hanno deciso poi di tagliare la chiesetta e far passare un corridoio per collegare tutti gli ambienti interni del monastero, cancellando le prove che c'erano. E qui praticamente poi inizia la costruzione di una cappella. E la cappella venne poi anche ricostruita dai carmelitani, perché lì dove vedi quel masso di pietre, sì, c'era una fonte battesimale che veniva praticamente riempita da un acquedotto interno del monastero e l'acqua tracimava da lì fino ad arrivare qui sotto. E qua si collega all'antica profezia, al libro di Ezechiele, dove in una visione si vedono appunto queste porte del Tempio di Gerusalemme che si aprono e dalla loro apertura fuoriusciva quest'acqua. E praticamente era sempre un collegamento tra al sacro che portava comunque fino anche alla siccità. Infatti Santo e Sant'Elia è collegato, io dico Sant'Elia, però mi riferisco al profeta Elia, sì, dell'Antico Testamento.
Infatti, se con il loro arrivo, infatti, i carmelitani con la parte nuova sì. che faranno, sposteranno pure l'entrata praticamente qui in faccia al mare. Come anche lo è anche per esempio il santuario e il monastero odierno del Carmelo, che si trova proprio vicino a Curinga. Comunque, tornando sempre alla cappella di Sant'Elia, lì ritroviamo un altro pezzo. Possiamo? Sì. Qui troviamo i resti di un'epigrafe in greco dipinta, che si vede. Si intravede qualche cosa, sì. Si intravede praticamente una preghiera. Era una preghiera che recitava aiuta mio Dio, aiuta Signore il tuo Vescovo Costantino. E molto probabilmente questo Vescovo Costantino poteva essere lo stesso committente che ha realizzato, diciamo, l'antico, diciamo, decorazione interna della Cappella di Sant'Elia. Però ci ha da notare che oltre questo ci sono rimasti questa cornice piccolina che si può intravedere, e poi qua ci sono pure altri segni di pittura qui, come si può vedere, e anche qua ci sono di questi piccoli segni che ovviamente poi col passare del tempo si sono deteriorati. Infatti prima la Cappella di Sant'Elia era interamente coperta dalla terra, quindi quel poco che ci rimane lo dobbiamo alla terra che ha fatto da conservante naturale per questi piccoli resti. Però nonostante tutto, voglio dire, è tenuto bene, è conservato bene. Eh sì, noi come, associazione, come anche come soprattutto Costa Nostra, ma anche altre associazioni che stanno lavorando nel nostro territorio, come l'associazione sportiva dei ragazzi di karate, l'associazione per Curinga, la Proloco stessa, noi come anche loro stiamo facendo un lavoro di valutazione, di rivalutazione di questo territorio. Vi fa onore. Solo, soprattutto anche al platano, perché ormai il platano ha già avuto una sua rinomanza nazionale e mondiale, ma anche a quello che ci rimane, soprattutto l'eremo di Sant'Elia Vecchio, che ha passato interi secoli praticamente in un è un lascito dei vostri padri e giustamente di chi ha combattuto per mantenerlo. Bisogna pure puntualizzare che questa fa, diciamo, il terreno su cui stiamo camminando adesso è di proprietà della Confraternita del Carmelo. Continuiamo a muoverci all'interno del settore di Curinga. L'operatore drone qua vicino che mi sta accompagnando. Ci siamo spostati giù dal mare. Dal mare abbiamo potuto vedere e abbiamo cercato di ricostruire la storia delle terme romane. E ora siamo saliti su in montagna. L'operatore è stanco perché sta camminando un po' troppo oggi. Ma scendiamo. L'operatore drone ha avuto modo di vederla, noi ci cacciamo la mascherina, ma io personalmente non l'ho mai visto, però per TG nazionali, per quotidiani importanti hanno scritto su questo platano, un platano che è da considerarsi una delle bellezze che conserviamo noi calabresi e che noi dovremmo andare fieri. Operatore, che dici, scendiamo? Abbiamo il piacere e l'onore di essere qui con un membro dell'associazione della Proloco, il professor Cesari, che ci illustrerà nei punti, giustamente perché abbiamo pochi minuti, caro professore, questa bellezza che noi vediamo alle nostre spalle. Innanzitutto, dove ci troviamo? Allora, dove mi hai introdotto tu, grazie, gentilissimo, mi chiamo Cesare Cesario, sono della Proloco di Curinga, si chiama Proloco Curinga, sono un ambientalista, faccio parte del WWF da, ahimè, oltre 35-36 anni, forse qualcosina in più, e ci troviamo in un posto che si chiama Drisi. È importante questa parola perché Drisi probabilmente deriva dal greco briusis, che significa sorgente. Sì. E questo dà anche l'idea della,
del posto. Del perché, sì, del posto, ma del perché questa pianta, che, della quale fra poco parleremo, abbia vissuto e continua a vivere per così lungo tempo. Lo chiamiamo il platano di Brisi, proprio perché il posto si chiama Brisi. Ok, stavamo dicendo? Questo libro ha un'introduzione che si chiama Giganti. Giganti. Perché giganti e non gigante? Perché a Coringa fino a circa 3 anni fa esistevano 2 enormi giganti. Uno era un pioppo, si trovava all'ingresso sud-est di Coringa, un pioppo meraviglioso di circa 400 anni, che un po' per incuria, un po' per vecchiaia, perché invecchiano anche le piante, improvvisamente è caduto. E quindi quel bellissimo albero non esiste più. Secondo un giornalista che si firma Il Cacciatore di Alberi, un giornalista della Stampa di Torino, sì. Si trattava del pioppo più grande d'Italia. Addirittura? Sì, sì, sì. L'altro gigante è proprio quello che vedete alle mie spalle. È una pianta stupefacente, eccezionale. Ha circa 1000 anni di vita. Ovviamente la data precisa non in cui sa. È stato piantato non si può... Presto, perdonatemi, se vi interrompo magari vi parlo di sopra chiedendovi scusa. No, noi abbiamo visto qui sopra l'eremo di Sant'Elia. Possibile un collegamento tra questa pianta allora, e l'eremo? Sì, un collegamento è possibile, non è dimostrabile chiaramente, vabbè, ma è possibile. Oscilliamo tra i 6 ma ovviamente. E torno un attimino al libro pubblicato. Sì, 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 prego. A un certo punto questo libro dà una data, sì. Una data in cui sarebbe stata piantata questa... Questa meraviglia. Chiaramente non è una notizia vera, sì. Però è verosimile, può essere vicino al vero, alla verità. Alla verità. Sarebbe stato piantato, secondo la leggenda del Platano di Brisi, la terza domenica di novembre del 1071, quindi secondo quel bellissimo romanzo avrebbe 950 anni di vita. Piantato da chi? Piantato da un monaco che arrivava dall'Armenia, uno dei basiliani, un monaco basiliano che appunto era ospite qui nel monastero che poco fa avete visitato. Sarebbe stato piantato da questo signore che avrebbe portato questa pianta proprio dall'Armenia, in ricordo della sua terra. È affascinante, voglio dire. È affascinante come storia, ma poi noi dobbiamo anche considerare che in effetti questo tipo di pianta, il platano orientale, da non confondere con l'altro platano, quello comune che si trova sulle strade, che è il platano sì. occidentale o americano, si trova sulle strade delle grandi città, Londra, sì. Parigi, Roma, ne sono pieni. La cosa affascinante è che questa... questo che vediamo. Questo sì. che vediamo, non la cosa affascinante, stavo dicendo, la parte, diciamo... che riguarda la provenienza appunto della pianta, non ci tradisce perché in effetti questi sono soprattutto di origine balcanica, quindi Grecia, il richiamo c'è. O addirittura medio orientale, quindi l'Armenia. Il richiamo c'è, basta osservare la tipologia. Benissimo. Il richiamo c'è. Basta osservare la tipologia. È alto circa 21-22 metri, ha una circonferenza del tronco che a seconda da dove si prende la misura sì. varia 13, 15 fino a 16 metri. E noterete fra poco che ha anche un'apertura dalla parte al momento non inquadrata, un'apertura sì. bellissima, una stupenda, che fa vedere la cavità dell'albero, l'interno dell'albero, è una cavità molto profonda, dentro la quale potrebbero benissimo essere ospitate diverse persone. La pianta vive e vegeta, come vedete, ed è bellissima in tutte le stagioni, in primavera, inverno, autunno, è bella con le foglie e senza foglie. Che cosa credete che la storia di questa magnifica realtà termina qua? Ma neanche per sogno. Tutte le persone che mi hanno dato una mano a ricostruire la storia di Coringa, con il massimo rispetto ci incamminiamo. Fate attenzione, riporto.
Nella prossima puntata ritorneremo a Kuringa e vi racconterò altre storie muovendoci in questo splendido panorama. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre di sabato alle 21 su Teleroba Network.